Buonasera e buon principio settimana con il TG Web del quotidiano L'Attacco. Due notizie di cronaca in apertura che riguardano il territorio foggiano. Un ordigno è stato fatto esplodere davanti al cancello dell'abitazione di un poliziotto in servizio alla squadra mobile di Foggia e residente a Ortanova. L'attentato dinamitardo risale a due notti fa, ma la notizia è trapelata solo oggi. Nessuno è rimasto ferito, danni sarebbero stati registrati alla cancellata. Si tratterebbe del quarto atto intimidatorio che la gente subisce nel corso degli ultimi mesi. Riserbo da parte degli investigatori che stanno conducendo indagini per risalire agli autori del gesto. Un aiuto potrebbe giungere dalla visione delle telecamere di videosorveglianza. E ancora, sempre sulla cronaca, chiediamo una maggiore attenzione sotto l'aspetto dell'attività investigativa sul territorio. Come imprenditrice cerco di portare avanti la trasparenza, così Vittoria Vescera, imprenditrice turistica di Vieste e vicepresidente nazionale della Federazione Antiracket Italiana, il FAI, nel corso dell'audizione con la commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie in provincia di Foggia. Chiediamo la possibilità di avere un commissariato di polizia, ha concluso, sulla cittadina di Vieste. Parliamo adesso di politica, apriamo questa parentesi perché ieri è arrivata a Bari Ellie Schlein, la segretaria nazionale del Partito Democratico, che ha partecipato ad un incontro sul PNRR e sull'autonomia differenziata. Più in generale poi si è discusso anche delle prossime amministrative, delle coalizioni da costruire. Nell'intervento di Ellie Schlein, di quello che ha detto alla stampa, un attacco a tutto campo al governo di Giorgia Meloni sui ritardi nella erogazione dei fondi e sul disegno di legge di Calderoli. Sentiamo alcune dichiarazioni raccolte durante il suo intervento, durante le sue interviste proprio a Bari. Sono sindaci preoccupati perché rischiano di vedersi tagliare progetti su cui erano già andati avanti, il Parco della Rinascita qui a Bari. La fregatura è che il governo dice non vi preoccupate, vi daremo i soldi da altri fondi, eppure quegli altri fondi, come il Fondo di Sviluppo e Coesione, come i fondi strutturali europei, già li aspettavano le regioni e i comuni per altri progetti, quindi è il gioco delle tre carte. Così come siamo qui per confermare la nostra ferma contrarietà al disegno di autonomia differenziata, e il paradosso è che abbiamo presentato degli emendamenti, come ad esempio quello che voleva garantire il finanziamento dei livelli essenziali di prestazione. Stiamo parlando di diritti fondamentali delle persone. Non ci sentiamo autosufficienti e su questo vogliamo costruire coalizioni larghe con tutte le forze politiche, sociali, civiche che vogliono costruire l'alternativa a questa destra che, come vediamo, è da un anno al governo e non ha migliorato la vita degli italiani. C'era anche l'europarlamentare pentastellato Mario Furore questa mattina all'inaugurazione ufficiale della campagna elettorale della candidata sindaca del campo largo progressista Maria Aida Episcopo. Sentiamo cosa ha dichiarato ai microfoni dell'Attacco nell'intervista realizzata da Fabrizio Sereno. Beh, l'astensione e gli astensionisti sono i nostri primi avversari in realtà, perché sarebbe una mortificazione per tutta la politica se la gente non va a votare. Noi con questa offerta di campo largo e con Maria Aida Episcopo intendiamo dare una speranza ai cittadini e far tornare alle urne i tanti indecisi o astensionisti. Il sindaco di Bari ha parlato di una possibilità anche per questa città, come è stato per Bari, da dove si deve partire, dai giovani? Dai giovanissimi, e aver indicato un provveditore agli studi, c'è una persona che viene dalla scuola e dalla formazione, è una speranza, perché c'è da ricostruire le fondamenta da quelle che sono state le macerie morali e sociali che hanno colpito le ultime inchieste della nostra città. Dopodiché io credo che c'è un grandissimo lavoro da fare in tema di periferie, dobbiamo implementare la videosorveglianza, c'è da discutere la questione dell'AMIU per rendere la città più pulita ed efficiente, c'è tanto lavoro da fare, non ci sottrarremo rispetto a quello che saranno i nostri doveri. Furore, che ruolo intende avere il Movimento 5 Stelle nel governo cittadino qualora Episcopo dovesse essere eletta sindaco? Beh, noi abbiamo avuto l'onore di indicare Maria Aida Episcopo perché ci sembrava un'offerta, come dire, alta, istituzionale da offrire alla città. Chiaramente noi abbiamo tanti temi che sono a cuore, quale quello della sicurezza, dell'ambiente che citavo poc'anzi, e quindi faremo di tutto per incidere anche all'interno di questa maggioranza. Lo faremo con i numeri che i cittadini foggiani vorranno darci.
Un commento infine sulle liste, una lista espressione, diciamo, in molte sue parti della società civile, una vera intenzione di cambiamento. Ma la nostra è una lista davvero rinnovata, abbiamo innesti di società civile, di mondo professionale, volti nuovi, anzi nuovissimi, che si affacciano per la prima volta alla politica, ma che hanno dato tanto in questa città in termini di società civile, di associazionismo e di vero attivismo. Quindi questa è la nostra vera scommessa, l'aver proprio insistito in nuovi volti che saranno, i nuovi volti che siederanno in Consiglio Comunale. Il Salone Nautico di Puglia, tra gli appuntamenti fieristici di settore tra i più importanti d'Italia, aprirà i battenti dall'11 al 15 ottobre negli spazi del porto turistico Marina di Brindisi per un totale di 20.000 metri quadri sia a terra che a acqua. L'area espositiva accoglierà circa 250 imbarcazioni e 90 cantieri ed i visitatori avranno l'opportunità di testare le più recenti novità del settore nautico. Sentiamo i dettagli. Un'iniziativa importante alla quale stanno partecipando cantieri di grossissimo calibro dello scenario internazionale assieme alle nostre imprese pugliesi. Si prevede un salone molto intenso sia dal punto di vista tecnico-culturale ma anche commerciale. Ci saranno imbarcazioni presentate giusto una settimana fa a Cannes, al Salone di Cannes, in anteprima mondiale, e poi verranno qui a Brindisi. Quindi un evento, un salone nautico che acquisisce sempre di più autorevolezza in un comparto nautico mondiale. I più grandi cantieri in Italia hanno deciso di puntare sulla nostra regione, questo è per noi motivo d'orgoglio, ma soprattutto per la regione è un segnale di attenzione del comparto verso la Puglia, che può rappresentare un bacino d'utenza importante. E poi i temi della formazione, a noi molto cari, con l'assessore Leo avremo ancora il villaggio della formazione, perché le competenze in questo settore mancano e dobbiamo qualificarle, così come anche il turismo nautico. L'assessore Lopane è impegnato sui tavoli tecnici di lavoro, quello del turismo nautico, della portualità turistica, devono essere temi che dobbiamo gestire per bene, ma che possono dare veramente grande gusto alla nostra regione. La nuova programmazione europea chiede di rafforzare una mobilità locale intelligente, intermodale, rafforzando le reti di trasporto pubblico e digitali per favorire una maggiore connessione delle aree periferiche con i centri urbani e delle aree interne. Un ruolo importante lo avranno i progetti di infomobilità e i servizi capaci di avvicinare l'offerta alla domanda attraverso una sola piattaforma che consenta di prenotare e pagare tutti i tipi di servizi di mobilità pubblica. La Regione Puglia l'altro giorno ha presentato il piano di programmazione 2021-2027. Ci è stato assegnato un contributo dal Ministero per la realizzazione di questi nuovi servizi tecnologici, perché in questo modo gli utenti potranno organizzare il proprio viaggio utilizzando la stessa piattaforma e utilizzare i diversi servizi di mobilità. Ovviamente a questi si uniscono anche gli interventi infrastrutturali, sia quelli che stiamo concludendo, quelli che stiamo seguendo, che fanno parte appunto della vecchia programmazione, e quella della nuova, che mira soprattutto a potenziare il servizio ma rendendo più sicura con l'installazione dei nuovi sistemi di sicurezza previsti da ANSFISA. A tutto questo dobbiamo aggiungere anche i nuovi servizi di sharing mobility, perché ormai la intermodalità tra i vari sistemi di trasporto è fondamentale, dobbiamo recuperare quel gap che abbiamo nei confronti delle altre regioni del nord. La sfida dell'innovazione, dell'ammodernamento infrastrutturale, dell'ammodernamento dei mezzi di trasporto, l'accesso a nuove forme di alimentazione, la sfida dell'idrogeno, insomma nel suo assieme un grande passo di cambiamento che proviamo a disegnare e declinare concretamente in questa giornata e soprattutto nei giorni a venire. Cambiamo argomento: lì dove tutti si tirano indietro c'è anche chi decide di investire su una terra, quella di Capitanata, purtroppo sotto la morsa di diverse difficoltà. È il caso di Lago, azienda leader nel settore del design e dell'arredamento, che solo qualche giorno fa ha annunciato l'apertura di un nuovo store a Foggia, e più specificatamente in Viale Candelaro al 29, all'angolo di Via Luigi Pinto. Ce ne parla Mauro Pitullo. A Foggia una nuova apertura, un nuovo store che si occupa appunto di arredamento, di casa, sì. Lago, chi siete?
Noi abbiamo sviluppato questo concetto, diciamo, dell'arredo partendo, diciamo, dalla pavimentazione in legno, sviluppando poi negli anni il settore delle carte da parati, dei tessuti e infine oggi siamo arrivati con Lago, già da qualche anno siamo rivenditori, adesso abbiamo fatto questa nuova sfida aprendo praticamente lo store. Considerando che in Puglia siamo, diciamo, i secondi perché l'altro sta a Bari, e poi bisogna comunque salire da Pescara in su. Lo store racchiude praticamente tutto ciò che è l'arredo di una casa, quindi dalle camere da letto, divani, camerette, cucina, tutto, insomma, ecco, quello che riguarda gli arredi di tutti gli ambienti di una casa. Insomma, avete dato fiducia alla piazza foggiana nonostante quel periodo? Beh sì, diciamo che cerchiamo sempre di fare il meglio che si può in questa città, sviluppando, ecco, nuove idee, nuove concept, perché comunque, insomma, ci crediamo. È la nostra città nativa e quindi è giusto, insomma, investire nella nostra terra. Dopo la pausa estiva, la comunità parrocchiale della Sacra Famiglia del Rione Diaz di Foggia riprende il suo cammino in questo anno giubilare. Da domani parte la 3 giorni di incontri voluta da Don Vincenzo Identi su importanti temi sociali. Ancora Pitullo. 3 appuntamenti importanti che guardano al sociale e non solo qui alla parrocchia Sacra Famiglia. Perché la scelta di questi 3 personaggi? Perché all'inizio di questo nuovo anno queste figure ci sono più consone, più vicine. Don Milani, perché ci aiuta a comprendere la problematica dell'emergenza educativa che è anche emergenza umanitaria. Poi il secondo appuntamento, Don Pino Puglisi, anche per tutte le vicissitudini che la nostra città ha attraversata, non ultima quella dell'uccisione di quella signora della tabaccheria. E quindi mafie, legalità, sotterfugi, eccetera, ci devono portare a dire che no. Come diceva anche, no, Paolo Borsellino, la puzza, no, di queste cose negative non sono consone né su un piano umano né tantomeno su un piano cristiano. Poi il Signore ci invita a camminare nella luce e non nelle tenebre. E infine Baghita, perché vogliamo anche fare una formazione sulla realtà del migrante, del rifugiato, la tratta delle donne, e sono tematiche di grande attualità. Quello che vorrei sottolineare è che coloro che verranno, i vari relatori, sono persone che hanno le mani in pasta, come si dice, quindi non è solo teoria, ma è anche un modo concreto da cui noi possiamo attingere quegli stimoli, quegli input per poter anche impostare una pastorale più ampia e più aperta. Chiudiamo con lo sport. Il Foggia va avanti a punti anche ad Avellino e dimostra di essere una squadra in crescita. Le idee di Cudini cominciano a far breccia. Sentiamo Pino Autunno. Poteva vincere il Foggia ieri sera ad Avellino, se solo Garattoni e Beretta sotto misura fossero stati più incisivi. Ma a pensarci bene, poteva anche perdere, se l'erroraccio finale di Vacca sui titoli di coda in disimpegno non fosse stato sfruttato a dovere da Patierno. E allora va bene così, lo 0-0 del Partenio Lombardi, i rossoneri devono accettarlo con soddisfazione, alla luce di quanto prodotto nei 90 minuti di gioco. Sempre più a suo agio invece Cudini, che contro la corazzata biancoverde è passato con successo al 3-4-1-2, modulo di gioco che il Foggia ha mostrato di gradire e di interpretare con disinvoltura. Nel complesso dunque più luci che ombre dagli ultimi 90 minuti di gioco, che comunque hanno evidenziato una preoccupante astinenza offensiva. Giovedì sera col Francavilla allo Zaccheria e ai noi ancora a porte chiuse, l'occasione per smentire i più scettici. Bene, è tutto, grazie per essere stati all'ascolto con noi, con il TG Web del quotidiano L'Attacco. Onofrio D'Alessio vi dà appuntamento a domani, sempre alla stessa ora. Buona serata a tutti.